Oggi siamo in compagnia di Daniela Masseroni, pluricampionessa del mondo di ginnastica ritmica, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene del 2004, una ginnasta veramente di talento che tanti successi e tanta storia ha contribuito a portare alla ginnastica ritmica in Italia e non solo. E soprattutto oggi è una mamma, ma viene ed è nata in una zona molto particolare, interessata in questo periodo alla pandemia del Covid-19. Daniela è una bergamasca doc. Ciao Ilaria, buongiorno a tutti, grazie mille, è un piacere rivedere te e rivedere quel bellissimo logo che hai alle spalle. Per me è sempre un'emozione molto grande parlare di ginnastica, parlare con la federazione. Senti un po', Dani, tu sei una cittadina bergamasca, sei nata a Bergamo, hai iniziato l'aerobica ginnastica come ginnasta da bambina, insomma, raccontaci un po' la tua storia anche alla luce, di tutto quello che sta succedendo in questo periodo. Sì, io sono originaria bergamasca, sono nata in provincia di Bergamo, a Trescore Balneario, però considero Bergamo la mia città. Alla fine è una città non grandissima, per cui anche se si abita o si arriva da un piccolo paesino di provincia come il mio, Carobbio degli Angeli, ci si sente comunque sempre parte di una grande famiglia. Io ho iniziato appunto all'aerobica ginnastica, poi sono passata nel gruppo dell'aeronautica militare quando ero in squadra e alla fine mi sono congedata per la curiosità un po' di conoscere il mondo al di fuori della ginnastica, mettermi in gioco anche come Daniela da sola, vedere cosa ero in grado di fare un po' in modo completamente indipendente, ma questo non significa che il mio legame è sempre molto molto profondo e radicato con la città di Bergamo e con la ginnastica. Ginnastica. Io sono cresciuta in palestra, mi ha formata non solo come atleta ma anche come persona, e quindi io sono grata di tutto ciò, sono quella che sono anche e soprattutto grazie a questo percorso sportivo e formativo. Bergamo, è sempre stato il mio grande sogno nel cassetto, poter andare a vivere in città alta, no? Questa meraviglia che oggi purtroppo è stata protagonista di un evento drammatico che stiamo vivendo tuttora. Si sente tantissimo dire Bergamo mola mia, i bergamaschi sono forti ed è così, i bergamaschi sono forti, gli infermieri, tutti quanti i cittadini stessi, insomma, chi era in prima linea ha fatto un lavoro importantissimo. Poi io non entro nel merito, ci sono tante critiche, ma sono sicura che l'obiettivo era quello di fare squadra, come sempre, come nello sport, per riuscire a uscire da questa emergenza. Io poi ho vissuto in prima persona l'ospedale di Bergamo perché ho partorito lì, il mio bimbo ha voluto che fosse bergamasco e so che sono veramente, diciamo, persone instancabili, che credono fortissimo nel loro lavoro e sono sicura che hanno davvero dato il massimo. Adesso vediamo un po' una luce in fondo al tunnel, però sta veramente a tutti noi essere capaci e bravi nel rispettare le regole per riuscire a vincere questa, diciamo, battaglia importante. Hai detto appunto battaglia importante, hai parlato dei cittadini bergamaschi che sono tenaci, sono forti. Quanto ti ritrovi tu in queste caratteristiche, tu Daniela Masseroni come persona e tu Daniela Masseroni come ex atleta? Persone forti, adesso sì, lo sono forse molto di più di prima, perché vuoi o non vuoi, le esperienze che viviamo durante la nostra vita ci portano a dover superare dei momenti anche non facili, che però rendono poi il raggiungimento dell'obiettivo ancora più bello, con un sapore ancora più dolce, no? Questo è un po' passo, ovviamente pensando alle vittorie in campo gara. Sia alle medaglie belle che alle medaglie brutte, dove però dietro ogni risultato c'era un'unione che è una cosa che io auguro a tutti di poter provare. E quindi l'essere forti e determinati poi lo ritrovi anche al di fuori di quella pedana.
lo devi essere tutti i giorni nelle piccole cose, dal cercare di entrare in un mondo lavorativo completamente nuovo, dal cercare di semplicemente mantenere i rapporti con le persone che ami, che poi a volte, non dico te li dimentichi, no, ma ti focalizzi un po' sui tuoi obiettivi personali e dai per scontato delle cose che forse in questo periodo di quarantena abbiamo un po' riscoperto, no? Il valore della famiglia, degli affetti, imparare a fermarsi un po' e guardare quelle che sono le cose importanti. Oggi Daniela Masseroni, hai detto sei una mamma straordinaria, hai questo bambino meraviglioso che si chiama Leonardo, e com'è articolata la tua vita? Ovviamente spero di essere una mamma straordinaria, vedremo un po' con gli anni, siamo solo all'inizio di questa grande avventura. Come è articolata la mia vita? Io adesso sono ancora a casa in maternità, sono al 100% concentrata su di lui e ovviamente con il pensiero poi di dover rientrare al lavoro a settembre. Ovvio, il mio desiderio sarebbe quello di riuscire comunque a mantenere un rapporto stretto anche con la ginnastica, cercando di ritagliarmi degli spazi. Io, soprattutto in questo periodo prima della quarantena, ne ho approfittato della possibilità di tornare un po' a Bergamo, all'aerobica ginnastica, rivedere la mia allenatrice, rivedere il presidente, rivedere le bimbe che comunque mi ricordano sempre come appunto la campionessa, e so che comunque per loro sono un punto di riferimento insieme anche altre grandi ginnaste dell'aerobica come Valentina Rovetta, quindi il poter comunque restituire qualcosa sarebbe una cosa molto, molto bella, per cui in questo periodo c'è anche il momento di riorganizzarsi e riprogrammare quella ripartenza a settembre. Un'ultima cosa ti chiedo, un pensiero alla città di Bergamo. Un pensiero alla città di Bergamo, sarebbero tanti i pensieri, sicuramente è quello di davvero essere quei bergamaschi che tutti ci descrivono, di essere forti, tenaci, dei grandi lavoratori che a volte magari sembrano un po' troppo duri, ma in realtà che hanno un cuore veramente tenero e sono generosi, quindi si può sempre contare su di loro. Grazie a Daniela Masseroni, in bocca al lupo a Bergamo e a tutta l'Italia. Crepi il lupo, grazie.